Accidenti, ci fanno entrare dal cancello di Nel 1992 un giovane Tony Blair, futuro primo ministro dell'Inghilterra, incontra alla Casa Bianca di Washington il presidente americano Bill Clinton, con cui nasce da subito una simpatia reciproca, divenuta poi un'amicizia leale fondata su ideali comuni. Nel 1997, dopo l'elezione del premier britannico, i Blair e i Clinton, mogli comprese, sono divenuti amici ancora più stretti e colleghi che si sostengono nelle rispettive politiche, almeno fino a quando Washington non viene scossa dal sexy gate di Monica Lewinsky e dalla crisi in Kosovo, eventi che cambieranno il volto della politica americana ed il legame tra i due leader politici. Questo è quanto racconta i due presidenti, interpretati da Dennis Quaid, Clinton, e Michael Sheen, già nei panni di Blair nel film The Queen. Sheen lo abbiamo scoperto in Frost Nixon di Ron Howard, in cui interpretava il giornalista che intervistò il presidente americano, costringendolo a pesanti ammissioni. E di Frost Nixon, oltre all'attore, ritroviamo anche lo sceneggiatore Peter Morgan, che anche qui ha fatto un buon lavoro di scrittura, abile nel restituire le personalità ambigue, le paure e i patimenti privati di due uomini che loro malgrado hanno segnato la storia recente.